grazie per l'accoglienza. Siamo qui all'interno del santuario San Domenico in Soriano Calabro di Bevolenta. Oggi è San Martino, 11 novembre 2023, è la festa del Santo Patrono qui in Soriano. Niente, cosa dire, siamo in un posto meraviglioso, in qualcosa di stupendo, in questo bellissimo cortile all'interno del santuario, che adesso Padre Bruno, dagli occhi, ci spiegherà un po' di tutto. La ringraziamo, prego. La chiesa già, siete entrati in chiesa, sì. Dove sull'altare maggiore c'è l'immagine di San Domenico sì. Di Soriano. Questa immagine, nella tradizione e nella fede di tutto il paese, è stata portata, donata dalla Madonna, da Santa Caterina d'Alessandria e da Santa Maria Maddalena, che è patrona pure dell'ordine domenicano. Ed è un'immagine miracolosa, e questo veramente è constatabile in continuazione, giorno per giorno, perché dei casi veramente strabilianti, difficili, si risolvono qui rivolgendosi a San Domenico. Ultimamente abbiamo avuto l'incidente gravissimo di un giovane di Sorianello che è precipitato in un burrone con la macchina e che miracolosamente si è trovato il telefono sul petto accanto ad un fiume e con questo telefono ha potuto avvertire la polizia e i genitori che lo hanno potuto soccorrere, e dopo diversi giorni di ospedalizzazione si è rimesso e ora si trova a casa. Questo è un mio parente anche. Perfetto, mamma mia, ma guarda un posto. Sì, era un caso veramente disperato, abbiamo pregato per tanti giorni San Domenico che lo salvasse, e così anche tanti altri casi veramente riscontrabili. Molti casi vengono riportati nei libri di storia, riportati da scritti da padre Antonino Barilaro e anche da altri storici. Ecco, cosa dire ancora? Questo per quanto riguarda il quadro. Quindi c'è una grandissima devozione qui a Soriano. Il giorno della festa di San Domenico, tanti bambini piccoli. Che si festeggia il 15 di settembre, data in cui è stato consegnato questa immagine a Fran Lorenzo da un paesino vicino, non lo ricordo il nome, Fran Lorenzo, ma poco importa questo. So che la notte tra il 14 e il 15 sì, ci sono i pellegrini che fanno dei rosari tradizionali, che sì, sono fanno anche le nottate. Le nottate di preghiera, e ringraziare il Santo Patrono. Sì. Ogni martedì si recita, si canta l'Ospe Miram, una preghiera a San Domenico. Ce la vuole, se la ricorda, veloce, un pezzettino. L'Ospe Miram, quando disti, mortis orat te flentibus. Dum post mortem promisisti te pro futurum fratribus, imple pater quod existi te pro futurum fratribus, che significa o meravigliosa speranza, ospem miram, mira o speranza meravigliosa che è data ai tuoi frati, di essere più vicino, più di maggiore aiuto dopo la morte anziché durante la stessa tua vita. A me personalmente è successo che, andando in Austria, a Vienna, celebro la messa, il fratello mi porta in un altare. Era i tempi in cui la messa non era concelebrata ma detta a solo. E il fratello cooperatore mi porta davanti a un altare. Alzo lo sguardo e vedo San Domenico in Soriano. Me, sorianese, il fratello che mi porta, mentre all'altro mio confratello l'ho portato in un altro altare, senza che lui non lo sapeva che io fossi di Soriano, eppure mi ha portato là. Bene. Questo a San Domenico in Austria. Sì. Va bene. Allora. Ecco, questo è uno dei quattro chiostri. Venga di qua che lo vede meglio. Sì. Jubilo, oggi d'onora.
Vi interessa? Perché qui c'è descritta la storia, quindi sarà inquadrato. Sì, sì. Eccola qua. Perfetto. Questo è l'attuale convento. Ah, l'attuale, sì. Sì. Quella invece era... Questa è la chiesa nuova con una stanza. Questo è un corridoio delle antiche, questa... Sì, questa... è l'ingresso, sì, quella che è di oggi. Le basi dei pilastri, questi erano i corridoi del chiostro, al di sopra. A che anno risale qua, padre? A che anno risale questa? Che 1530 e gli anni successivi. Questa parte era l'ingresso principale, via di uscita. La chiesa che è crollata con la cupola. Ah, quella sopra. Sì. Va bene. Se volete inquadrare ancora questa parte dei corridoi. Sì, sì. Che si vede bene. Sì. Ma che si espandeva tutta questa zona, era convento. C'era anche una stampa. Stamperia, si dice stamperia? Sì. Una litografia? Tipografia, dei libri, proprio... Serigrafia, litografia? Sì. Era qualche cosa incisa, ma su carta? Dei libri stampati proprio qui a Soriano. Bellissimo, bellissimo. Ecco, se venite di qua potete inquadrare come questi corridoi. Volete scendere, io non ce la faccio perché il ginocchio non me lo permette. No, guardi, io per... Che requisita sì. Dallo Stato italiano nel 1861, è stato adibito come scuole, come locali del comune. E io lì ho fatto le scuole elementari. Là, proprio lì? Proprio mamma lì. Mia. E riconosco la stanza là dove ho fatto terza e quarta elementare. Senti, il rettore è lei, eh? Non sono io, no, ma io sono qui da fine giugno. Uh-huh. Prima stavo a Roma. No, perché prima allora. Stavo in Sicilia, come le ho detto. Va bene, io adesso gli lascio.
io sono entrato in collegio qui, ho fatto le scuole medie e poi sono stato a Linguarossa in Sicilia per dare gli esami. Parliamo dell'anno 1950. Nel 52 andai a Linguarossa nel collegio con le scuole parificate per dare l'esame di Stato. E quando vennero i frati nel 1942, io avevo 6 anni e ricordo quell'ingresso solenne di sera con le candele accese dei frati che entravano e la gente che pregava o San Domenico mio, facite dirlo la carità, i monacigli non restano qua. Bene, bene. E io ho cantato anche questo. Ah. E questa è la chiesa nuova. Ora andiamo. Dite di fare la fotografia davanti al Santo. Tomas. Giovanni. Bellissimo. Ha avuto diversi restauri quando è stato non ricordo se l'anno era gli anni 60, l'artista Monteleone ha fatto questo supporto di bronzo che voi vedete in qui, che accoglie San Domenico. Un attimo, andiamo. Questo che vede proprio sull'altare è la lampada con l'olio di San Domenico. Quella là sopra, che la gente lo dona, ogni anno lo dona. Lo dono dei paesi oppure sono dei paesi? Sì, che dei paesi, stanno l'ha dato Gero Carne. Gero Carne, perfetto. Carne, sì. E quest'olio che unge gli ammalati appunto ottiene i suoi effetti. Mamma, questo qua è. Sì. Volete vedere il coro? Sì, andiamo. Io purtroppo stento a salire i gradini. Questo è il coro che c'era nella chiesa antica al tempo del terremoto, che è stato ripreso e quindi rifatto. Molto bello. Questo sa che cos'è? No, non lo so. Questo è un leggio. Ah, un leggio. Mettevano i grandi libri. Mamma mia. I grandi libri. Sì. Io ho visto alla sinagoga di Roma, c'è un affare del... Faccio vedere, gira. Secondo il coro, mettevano un grande libro. Sì. E allora avevano una rivista buona, e lo leggevano, ma avevano dei caratteri cubitali. Un attimo, la vecchia chiesa nel 42, 1900, la venuta dei padri. Vogliamo un attimo solo, eh? Sì. Ecco, queste sono le statue da confronta. Della affrontata. A confronta. Ah, confronta chiamano. Sapete vero che cos'è? Sì, l'affrontata sarebbe, che si fa a Pasqua. Sì. Sì, quindi si fa a Pasqua qui, si fa qua. Verrò quest'anno. Molto bella, molto questa bella. Questa è una. Ma c'è in fondo alla chiesa, però la potete anche vedere. Sì, molto bella. Un attimo solo. Distribuire la comunione agli ammalati. Ora siamo cercati tutto il tempo. San Domenico, il nostro protettore, San Martino. Che oggi proprio. Va bene. Quindi quando c'è il terremoto diciamo San Domenico. San Domenico. Non diciamo. Va bene. San no, però. Allora. Però diciamo solo il mistero perché si è te. Va bene. Quella spina insanguinata che trafisse la tua fronte e per te che resta fonte di conforto nel dolore. Mentre Dio mi accorda vita, diamo tutti laude e avvisa. Sempre sia lodata di pensiero coronato.
mentre Dio ne accorda vita, diamo tutti laurea a vita. Sempre, sempre sia lodata di pensiero coronato. Mentre Dio ne accorda vita, diamo tutti laurea a vita. Sempre, sempre sia lodata di pensiero coronato. Mentre Dio ne accorda vita, diamo tutti laurea a vita. Sempre, sempre sia lodata di pensiero coronato. Mentre Dio ne accorda vita, diamo tutti laurea a vita. Sempre, sempre sia lodata di pensiero coronato. Mentre Dio ne accorda vita, diamo tutti laurea a vita. Sempre, sempre sia lodata di pensiero coronato. Mentre Dio ne accorda vita, diamo tutti laurea a vita. Sempre, sempre sia lodata di pensiero coronato. Mentre Dio ne accorda vita, diamo tutti laurea a vita. Sempre, sempre sia lodata di pensiero coronato. Mentre Dio ne accorda vita, diamo tutti laurea a vita. Sempre, sempre sia lodata di pensiero coronato. Mentre Dio ne accorda vita, diamo tutti laurea a vita. Sempre, sempre sia lodata di pensiero coronato. Santa degli impossibili, la Spagna ti proclama, pace il tuo nome. Un uomo della Vergine Maria, cadilo paradiso si colonna, si di la fidelà speranza mia. Maria su questo manto di commuoglia, assistici in vita e morto, madre mia. E si richiamava Maria. Cercamoci in de grazia sta signora, caira di lugiere e dispensera. Pregare un figlio suo ora per ora, a mio mamma sodisce la preghiera. All'angelo uccidenza la procura, che di la luce sua trasi una sfera. Ma tanto che era bella la creatura, che in Mario restò vergine com'era. E quindi vota di sta gran signora, al cielo ci dura la palma e la coluna, o madre mia. Certa chiesa c'è una gran signora, Maria di Rosario gli accicchiati. Qua vero quello offeso ci lo sane, a cui ci cerca grazie ci da lui. Io cara madre mia ti da ciascuna, l'anima in paradiso, lo cuore mutante, o madre mia. Regina di luce e gelosia, senti che ti c'è stata vota tua. Tutti i pieni miei di contattia, regina di luce e grazia mia. Sta grazia la spietta la voglia di Dio, regina di luce, amo Maria. Io per sta grazia vinne, se tu mi la vuoi fare, e non mi la negare, io tengo fido a te. E non mi la negare, io tengo fido a te. Maria si mi abbandoni dove puoi, che c'è questo mondo su pieno davanti. Io sulla nave campa allo scoglio, tu sei la vela che più mi ha davanti. Ma se una volta l'ama di mi porgi, mi cacci di sti piedi, sti... e io madre mia. Un'ama donna siete, tanti titoli teniti, tanti grazie dispensati, tra le braccia vi teniti, alla bocca rosa e fiori, fate mille a mia sta grazia per l'amore di un signore. Sotto stelle vaghe e belle, sto anche tu a spirare amore, madre mia del tuo mio cuore, portaci dal tuo Gesù. Madre mia del tuo mio cuore, portaci dal tuo Gesù. Stenda sto bianco velo, e tu che resti manto, salva la Santa Chiesa, salvaci a tutti quanti. Salva la Santa Chiesa, salvaci a tutti quanti. È vero che non è degno che sto mio grato cuore, ma tu la madre sei di l'uomo peccatore, ma tu la madre sei di l'uomo peccatore. Oh Madonna, mia Madonna, di cielo si colonna, della terra si fontana, rispondita al cubichiano, della terra si fontana, rispondita al cubichiano. Corriti, verginelli, galanti e festose, portate le rose e datele a Maria, portate le rose e datele a Maria. Ai piedi della Madonna, belli rosi che ci stanno, e io non mi muovo di cazzi, sta grazia non mi fa, e io non mi muovo di cazzi, sta grazia non mi fa. Regina, che di grazia si ti piena, si ti la fonte di la carità. E di la frizzi sì la medicina, si di rifugio di lo sconsolato. Vi prego, sacratissima regina, soccorrete alle mie necessità, come lo Spirito Santo soccorre a voi, a voi l'angelo venne a visitare. Così regina, soccorrete a mia, io vi saluto e vi dico, Ave Maria. Maria di Rosario, bella assai, coronata di stelle siete voi, lo vostro nome me innamorai, che notte e giorno sempre chiama a voi.
di chiamare a Maria non cedo mai, riposo di quest'anno, Signore. Quando mi viene tribolata assai, Maria del Rosario chiama pure. Fuggio cerchiamo. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che noi ricorriamo a voi. Dico una cosa, io ogni volta che vengo a San Domenico, io sono devota al massimo, una cosa incredibile, e loro lo sanno, perciò si è messa a disposizione fra me. E ogni volta che vengo trovo sempre qualcuno che vuole, dico ma mi spiegate, e spiego sempre, ogni volta. Allora cosa ci sono qua? Sono i miracoli che ha fatto San Domenico, miracoli così diciamo. Se lei entra in chiesa e vede la statua di San Domenico, quella si è animata per 3 volte. Bellissimo. La gente che non credeva e si è animata. Adesso le faccio vedere qua. Mi dispiace che le ripeto, questo è tutto il convento. Bellissimo, bellissimo. Qua sotto c'è l'antica chiesa, peccato, perché oggi è chiuso, che stasera fanno la... c'è una specie di sagra là dentro e quindi hanno pulito, e giustamente lei si può avvicinare di qua.